e dalla stazione dei treni di Alexanderplatz, Berlino, stazione della S-Bahn, stazione della metro U-Bahn. Perché no? Facciamo un po' di lezioni basiche della lingua tedesca, di modo che quando venite qui a Berlino o venite in vacanza in Germania, in Austria, sapete dire almeno quattro espressioni basiche messe in croce. Io inizierei prima di tutto con i saluti. Hallo, ciao. Se io dico ad una persona hallo, vuol dire ciao. Guten Morgen, buon mattino, anche se vabbè, in italiano dire buon mattino, almeno dalle mie parti, non è che sia tanto comune la cosa. Guten Morgen, buon mattino, buongiorno. Guten Tag, appunto, buongiorno. Dunque possiamo raggruppare le due espressioni Guten Morgen e Guten Tag con il buongiorno italiano. Guten Abend, buonasera. Guten Nacht, buonanotte. Poi passiamo invece, sempre nella famiglia dei saluti, chiedete a una persona come sta. Wie geht's dir? Come stai tu? O wie geht's, semplicemente, se ci riferiamo ad una persona a cui diamo del tu. Dunque, wie geht's dir? Wie geht's? E se invece vogliamo dare del lei, diremo wie geht's Ihnen? Perché anche in lingua tedesca c'è la distinzione tra tu e lei. Wie geht's dir? Quando diamo del tu. Wie geht's Ihnen? Quando invece diamo del lei. E la persona a questa domanda, speriamo, risponda con va tutto bene. E allora questa persona in tedesco ci dirà alles gut, danke schön. Alles gut è proprio la diciamo l'espressione più basica, più semplice. Oppure potrebbe anche dire es geht mir gut, danke schön. Poi passiamo invece ai goodbye, agli arrivederci in italiano, ok? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen vuol dire arrivederci. Bis morgen. Bis morgen. Ci vediamo domani. Bis nachher. Ci vediamo dopo. Schönen Feierabend. Vi auguro una buona serata, per esempio. Passiamo ai numeri. I numeri sono molto importanti. Conterò dall'1 al 12. Dopo vi spiegherò perché fino proprio al 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E fino a qui tutto bene. Dopo il numero 12, la logica tedesca, quando passiamo al numero 13, dal numero 13 in poi, la logica tedesca mette prima il numero 3 e poi i decimali. Dunque 13, che vuol dire 13, ma letteralmente vuol dire 3 10. 13. 14, 14, stessa cosa. 14. Dunque 4 10 e via dicendo. Numero 20, che si dice 20, 21, 21, no? 1 e 20, tradotto proprio letteralmente. 30, che significa 30, 31, che significa appunto 31, 1 e 30 e via dicendo. Passiamo invece, magari, che ne so, andiamo ad un ristorante e ordiniamo da mangiare. Arriva il cameriere, chiaramente prima ci sediamo, no? Arriva il cameriere e
magari ordinate ich würde gerne eine Pizza haben. Ich würde gerne, mi piacerebbe ordinare una pizza, per esempio. Oppure ich würde gerne ein Kaffee haben. Vorrei avere un caffè. Avete capito? Quando siete al ristorante o in un bar e ordinate il vostro pasto o la vostra bevanda, ich würde gerne ein Kaffee haben, ich würde gerne eine Pizza haben. Oh, passiamo invece magari ad un tema. Non so se toccare questo tema perché in tedesco qui veramente non è come in italiano, dove magari le parolacce le possiamo usare in tono scherzoso. In tedesco no, in tedesco le parolacce praticamente non le dovete usare. Io ve ne dico due o tre, così, tanto per rimanere un po', no? Con il tono italiano, ma ricordatevi che non le dovete usare neanche con gli amici. Cioè, io quando sto con un amico e magari così in tono scherzoso gli dico: ah, ma dai, vaffanculo, non dire stupidaggini, si può dire. In tedesco no, neanche con gli amici. Allora, vaffanculo in verità si dice fick dich, eh? Ripeto, non le usate, io ve le sto insegnando, ma così tenetevele così per una cultura sulle parolacce in tedesco. Dunque, fick dich, vaffanculo. Scheiße, merda. Però scheiße, i tedeschi lo usano più in modo cazzo, come in italiano diciamo cazzo. I tedeschi dicono scheiße, ok? Poi c'è una espressione che a me piace tanto, veramente brutale, che sarebbe was verfickte scheiße. E che cazzo vuol dire, basicamente? Basta con le parolacce e passiamo invece ad una parola che fa capire quanto in verità il tedesco sia pieno di parole dolci. E ve ne dico una. Tschüssi, con questo intercalare fiabesco lo dovete dire. Tschüssi, tschüssi vuol dire ciao, ci vediamo dopo. Dunque fa parte della famiglia degli arrivederci. Tschüssi, voi magari sentirete un tedesco che passa da un tono, insomma, di tedesco duro con parole dure a una parola dolce come tschüssi, ciao, ci vediamo dopo. Perché stereotipicamente parlando siamo abituati al tedesco come una lingua dura, difficile per noi italiani da pronunciare, difficile da ricordare, ed è vero, ci sono parole dure in tedesco, ma ci sono anche tante parole dolci, come appunto tschüssi. Sentite quanto è dolce tschüssi. E appunto con questa parola fiabesca che a me piace tanto vi dico tschüssi und bis nachher, ci vediamo dopo al prossimo video. Ciao ragazzi.